giocare Cash Game a Las Vegas, ultima puntata del nostro viaggio nei tipi di avversario che possiamo trovare all'interno dei casinò della Città del Peccato. Nicolò Caramatti, membro del team Pro di Sisal, ci parla oggi dei ragazzi con cuffie, cappellino e aggressivi, come li affrontiamo e si possono battere. Innanzitutto la prima cosa che mi sento di dire rispetto a questo tipo di avversari è che l'abito non fa il monaco. Perché? Perché hanno detto che un giocatore che ha 25 anni con le cuffie e il cappellino sia necessariamente bravo, semplicemente ha le cuffie e il cappellino. Quindi non creiamo uno stereotipo di bravo giocatore di poker dato dal modo di vestire. Mi sono trovato in tantissime partite dove arrivavano questi ragazzi e dicevo aiuto, se c'ho in posizione uno che mi farà impazzire, invece giocavano passivissimi, limpavano perché magari erano gente che era qua in vacanza e si faceva partite di poker a caso. Quindi non è quello. Se parliamo invece della tipologia di giocatore bravo, ovviamente come tutti i giocatori bravi bisogna starci attenti, però il bello è che esclusi limiti altissimi qua a Las Vegas, anche limiti comunque buoni come possa essere il 5-10, tante volte si trovano tantissimi turisti, quindi se ci sono uno o due giocatori bravi al tavolo, a meno che non si sia la mano dove ci si deve scontrare o non si ritiene di avere un edge clamoroso, è inutile andare a scontrarsi tra i pochi giocatori bravi, ma si vanno a fare soldi su quelli che li regalano.